maestro Andrea Giuffredi, un musicista a 360 gradi di cui l'Italia può andare fiera, e stasera qui a Soverato insieme alla banda Umberto Pacicca. Quindi intanto che sensazione le ha fatto su questo magari piccolo ma importante palcoscenico? Beh, comunque per me è stata sempre una bella esperienza, perché per me l'impegno è sempre uguale, anche se ci sono 10 persone a cui posso dare una gioia, per me l'impegno è sempre quello. E questa sera è stato molto, molto bello, perché il pubblico veramente caloroso, tutti in piedi al primo pezzo, insomma è una soddisfazione, bello. Tanti ragazzi, tanti giovani che fanno parte di questa realtà musicale soveratese, che cosa ne pensa? I ragazzi sono secondo me bravi, e il risultato finale è assolutamente incoraggiante. Come ho detto anche prima, vale la pena di sostenere questo tipo di cose, di attività culturali, perché comunque è anche una forma di aggregazione fra i giovani. Tonino Pittelli, un concerto evento questa sera qui a Soverato, con una presenza straordinaria come quella del maestro Andrea Giuffredi, di cui l'Italia può andare davvero fiera, e Soverato l'ha avuta qua. Orgogliosi proprio di avere personaggi così, e soprattutto italiani. D'altra parte, quello che scrivono su questo italiano davvero è straordinario. Io mi sono un po' anche emozionato, perché vedere un personaggio così importante per 3 giorni da noi sopra a fare scuola, con una semplicità, un'umiltà grandiosa, cioè è stato un maestro di vita, e soprattutto puoi vederlo in teatro e interagire con bambini della scuola, insomma io penso che sia un evento davvero straordinario per la città dal punto di vista sociale, della ricaduta che si può avere. Maestro Luigi Tedesco, cosa ha provato nel dirigere un musicista del calibro di Andrea Giuffredi, conosciuto a livello nazionale ed internazionale? Allora, tanta attenzione, tanta, come dire, ho avuto tanta energia in un primo momento, però poi, come dire, questa tensione l'ho cercata di controllare un pochettino, perché comunque lui è abituato a suonare davanti a platee di anche 10.000 persone, ha suonato nei migliori teatri del mondo, ha suonato con grandi direttori, quindi per me è un grande orgoglio, è tanto lavoro è stato fatto per accompagnare questo concerto, e quindi alla fine penso che il risultato è stato buono, almeno così ha detto anche lui, quindi io mi sento veramente fortunato innanzitutto, ma anche soddisfatto, nonostante, voglio dire, le fatiche di questi mesi, perché è stato un concerto preparato già da, con lui ci sentiamo già da quest'inverno per l'organizzazione delle parti, eccetera, quindi grande dedizione, grande lavoro a questo concerto, e penso che sia stata una bella serata. Applauso naturalmente a tutti i ragazzi che hanno dato davvero il massimo, un concerto che lei incornicerà sicuramente. Sì, ne faccio tesoro, perché dirigere Andrea Giuffredi, che poi tra l'altro lui, come avete notato, come dire, sulle parti da suonare era molto estroso, molto, come dire, quindi è stato bello accompagnarlo, è stato bello dirigerlo, e i ragazzi sono stati davvero bravi, ma davvero bravi, perché comunque ci vuole tantissima attenzione nel suonare queste parti con un artista del profilo di Andrea Giuffredi. Continuerete con le masterclass? Assolutamente, da domenica 12 addirittura ritornerà il maestro Romo Tesano di clarinetto, docente al Conservatorio di Latina, poi ci sarà il maestro Francesco Salime 15, 16 e 17 di luglio del Conservatorio di Napoli, e poi infine avremo il maestro Vittorino Naso del Conservatorio di Vibo, percussionista.